Una GMG un po' atipica, comoda in un luogo riscaldato e coperto a poca distanza da casa, ma non per questo meno intensa. È stato così per 400 giovani dell'Emilia-Romagna che si sono ritrovati sabato e domenica all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno per seguire le celebrazioni finali della 34esima giornata mondiale della gioventù in diretta da Panama. La distanza dal Centro America e il periodo dell'anno denso di impegni lavorativi e scolastici non hanno permesso una facile partecipazione diretta. Ecco allora la proposta di vivere insieme un fine settimana tra preghiera, gioia e condivisione. Il tema di quest'anno è un tema mariano, eccomi, sono la serva del Signore. Legata al tema del futuro e della speranza. È chiaro che quando si pensa ai giovani è inevitabile pensare al futuro. A volte si dice no, il futuro è loro, ma è vero, è proprio loro il futuro, non è nostro, non sono il nostro futuro i giovani, ma sono il loro futuro. Il Papa cosa sente? Sente che comunque sul tema del futuro ci sono tante fatiche, c'è un mondo intorno che convince i giovani che non ci sia una possibilità di un futuro, il lavoro, la scelta della famiglia, siano quasi scelte ormai impossibili. Allora, la fede è chiamata invece a rompere e dire che la novità che i giovani portano è la novità stessa di Dio. L'accoglienza festosa, la sistemazione dei sacchi a pelo e materassini per la notte e poi via nel cuore della festa. Alcuni laboratori e confronti hanno contribuito a una maggiore conoscenza tra i giovani delle diocesi di Bologna, Parma, Modena, Ravenna, Cesena e Forlì. Sono allo stand, a che punto sono? E dovevamo scegliere una di queste foto e quella che ci piaceva di più. Attenzione a non finire nello stesso stand. Io ho scelto questa. Leggete i cartelli. E perché mi piace che identifichi un po' quello che sono adesso, un po' in equilibrio nella mia vita di giovane e provo a stare in piedi, ecco. E stiamo facendo un laboratorio su varie tematiche, paura, a che punto sono della mia vita, e col QR code abbiamo aperto una pagina internet e stiamo lavorando su quella. Sì, c'era un filmato su delle mamme un po' apprensive, insomma, particolarmente apprensive, e quindi niente, poi in realtà ho appena cominciato, quindi è la prima volta che faccio una cosa del genere, ecco, quindi è molto interessante. Tanti i ricordi delle GMG precedenti e la speranza in un futuro ancora tutto da scrivere. Ed è sempre bello poter dire che è una gioia immensa vivere questi momenti di chiesa per scoprire ancora una volta che Gesù è la via, la verità e la vita ed è la nostra gioia. Quindi sulla scia del cammino che abbiamo fatto quest'estate sulla nostra Romeo Nonantolana che ci ha portato fino a Roma, siamo qui per proseguire il cammino e dire a Papa Francesco che gli vogliamo bene e desideriamo continuare a camminare avanti insieme. Della diocesi di Modena siamo in 41, che rappresentiamo un po' la nostra diocesi qua questa sera. Abbiamo una ragazza a Panama, Ilaria, che è tornata contentissima da Cracovia, allora dice voglio esserci anche a Panama ed è partita. Allora siamo qui per il Papa, per la Chiesa e anche per Ilaria, nostra rappresentante a Panama. Per qualcuno è la sua prima GMG e per questo ha un sapore tutto particolare. Ciao, sono Gaia della parrocchia di San Martino di Casalecchio di Reno. E per me questa è la prima esperienza come giornata mondiale dei giovani, perché non sono potuta andare a quella di Cracovia, ma spero di poter andare alla prossima, anche se sarà lontana. L'esperienza della GMG, anche se a distanza, dà un respiro un po' di chiesa cattolica, universale. E questo ci fa sempre bene, penso a tutti nella nostra vita. La musica ha fatto da padrona nella prima parte della serata con un contest che ha visto sfidarsi quattro band a colpi di like su Instagram, uno dei social network più utilizzato dalle nuove generazioni. Una testimonianza speciale ha chiuso la prima parte della serata. Un atleta paraolimpico dello scherma ha portato la sua forza di vivere, nonostante la sua menomazione, fin dalla giovane età.
una doccia fredda che ha portato i giovani a confrontarsi con la vita che spesso non fa sconti, ma la determinazione e la fede possono fare miracoli. E infine, a notte inoltrata, in collegamento da Panama, la veglia con Papa Francesco in contemporanea con i giovani di tutto il mondo. Silenzio e preghiera hanno caratterizzato il cuore dell'esperienza, cercata e vissuta fino in fondo dai giovani presenti. La mattinata ha visto il saluto dell'arcivescovo di Bologna, Monsignor Matteo Zuppi, e poi la messa presieduta da Monsignor Luigi Bettazzi, vescovo emerito di Ivrea. Davvero credo che il Signore vi chiami in modo particolare oggi, e voi sono certo che gli direte: eccomi, come la Madonna che ci aiuta sempre, lei assunta in cielo, si avvicina anche lei per dire come lei l'ha nata: eccomi, sono la serva del Signore, si faccia di me secondo la tua parola.